Fai la massima attenzione se stai pensando di acquistare un nuovo SSD portatile su Amazon. Infatti stasera stavo navigando proprio per acquistare un nuovo SSD su USB quando mi sono imbattuto in questa che può essere definita solo una vera e propria fregatura. Infatti si tratta di un SSD che promette avere una capacità da 10 TB commercializzato al prezzo di appena 80 euro. Prezzo che non sta né in cielo né in terra se ricordiamo che un SSD esterno su USB reale come l'ottimo Samsung T7 con una capacità di un solo terabyte è attualmente commercializzato a circa 100 euro. Comunque questo SSD portatile in realtà quello che offre è una serie di schedine micro SD collegate tra loro, quindi prestazioni assolutamente inaccettabili, e tra l'altro la vera fregatura è che in realtà queste schedine non garantiscono neanche una capacità di 10 terabyte, ma semplicemente ingannano il sistema operativo mostrandosi con una capacità così elevata. In realtà, come raccontano i ragazzi qua sotto che sfortunatamente sono caduti in questa truffa, quando raggiungono una certa capacità, che da quello che ho capito dovrebbe essere circa di un centinaio di gigabyte, cominciano a cancellare e sovrascrivere i vecchi dati. Da zannedituro.it è tutto, al prossimo video. Ciao!